Ciao a tutti, prima di vedere la nostra recensione volevo mandare un messaggio a tutti quanti voi. Questo messaggio lo inserirò all'inizio di ogni video, spero di essere ultra rapido perché volevo ringraziare ognuno di voi che vedete i miei video del mio piccolo canale. È uno dei pochi canali non monetizzati perché ho scelto proprio di lasciarlo non monetizzato nonostante abbia la possibilità di poterlo monetizzare, ma è una scelta personale perché mi piace utilizzare il canale un pochettino fai da te. Essere proprio vicino a tutti quanti voi, cerco sempre di rispondere a tutti, chiedo scusa se nel caso non dovessi riuscire a rispondere a tutti, ma come dire, il canale è HDTV Italia, il canale l'ho creato io insieme a un gruppo di ragazzi diversamente abili, perché noi ci dilettiamo un pochettino a recensire i prodotti e raccontare le storie dei prodotti, e la cosa più fantastica comunque di questa grande avventura è avere il rapporto direttamente con voi. Anche darvi dei consigli spesso ci aiuta a migliorare la nostra vita. Migliorare la nostra vita significa aiutare gli altri. Questa è la nostra filosofia. Quindi chiediamo a voi che vedete noi, diciamo, vedete i miei video di poterci aiutare in un semplice modo, iscrivendovi al canale e facendo tante domande. Io sicuramente risponderò a tutti quanti voi. Lascio insieme un'impressione la mia mail diretta se mi volete contattare gianluca.attanasio@rai.it. Vi chiedo scusa veramente del tempo prima della recensione, però era doveroso comunque ringraziare a tutti, cioè a tutti quanti, tutti quelli che comunque ci seguono e anche coloro che comunque a volte ci criticano, perché proprio quelle critiche ci servono a andare a capire anche un pochettino il punto di vista di altre persone. Quindi grazie anche per le vostre critiche. Ciao a tutti. La scatola è stata aperta, parliamo di Mega Boom 3, diffusore Bluetooth, resistente all'acqua, IP67, ma ne parliamo subito dopo perché volevo farvi vedere la scatola. Io non ho resistito, l'ho aperto, l'ho testato, l'ho tenuto sotto pressione questi giorni, addirittura l'ho immerso in un secchio d'acqua e prossimamente lo porterò direttamente in piscina a nuotare con me. Ho lasciato la scatola, vedete, in questa condizione perché voglio farvi vedere l'altra scatola che c'è all'interno, che è davvero variopinta, guardate quanto è bella. Quindi un'ottima idea regalo da fare a noi direttamente. Allora, all'interno della scatola, che ripeto è stata fatta ampiamente l'unboxing, troviamo il nostro Mega Boom 3, eccolo qua. Un pochettino cresciutello per un suono a 360 gradi di grande qualità. Ho avuto modo di poterlo testare a fondo, di poterlo mettere a confronto con Bose e con B&O. E devo dire la verità, le sorprese ci sono state, ma anche qualche piccola mancanza che potrebbe essere tranquillamente colmata. Ma andiamo a vedere all'interno della nostra scatola cosa esce. Allora, all'interno della nostra scatola troviamo il manuale, che sinceramente l'ho visto online, non l'ho nemmeno aperto, e abbiamo il caricabatterie fast charge. Si sgancia direttamente questo perché fortunatamente un caricabatterie con la presa italiana. Questo è molto importante. Il cavo USB micro USB già lo avevo perché mi dispiaceva veramente guastare la confezione di questo bellissimo cavo piatto, quindi molto resistente ad alta velocità USB micro USB, e quindi lo volevo far vedere direttamente in recensione come era stato impacchettato, quindi una cura nei minimi particolari. Altro accessorio, l'adattatore internazionale, quello qua lo vedete che si aggancia direttamente al posto della spina italiana. Questa è una cosa molto gradita perché spesso utilizzano caricabatterie con delle prese sciuco tedesche di derivazione tedesca che veramente non le sopporto, perché io amo la spina italiana come design, veramente molto molto sottile e si adatta alle nostre prese italiane. Andiamo a vedere direttamente il nostro Mega Boom, vediamo un pochettino quelle che sono le caratteristiche e come si sente. Eccolo qua, lo vedete, ve lo faccio vedere molto bene, di colore verde, suona a 360 gradi. Non c'è molto da dire per quanto riguarda i tasti, vedete qui c'è il Bluetooth, qui abbiamo un Magic Button che serve comunque un pochettino per chi utilizza direttamente iOS. Sinceramente io utilizzo Android, non sono molto simpatizzante di iOS, non me ne vogliate assolutamente, ho sempre utilizzato Android, quindi è una questione di abitudine. Tasto di accensione, lateralmente o meglio posteriormente troviamo cioè il jack d'ingresso micro USB. Nella parte sottostante troviamo un accessorio, o meglio un accesso di carica direttamente che si monta su una stazione che non è compresa in questo caso con questi altoparlanti. Anteriormente vediamo il logo direttamente della Mega Boom. Se teniamo premuto forte a livello centrale, alziamo il volume, abbassiamo il volume, mandiamo il brano avanti e indietro, insomma riusciamo a fare un sacco di cose. Una cosa che manca, anzi due cose che mancano a questo diffusore, ve lo dico subito, manca un microfono che ci consente di poter fare telefonate a mani libere. Questa è una piccola mancanza che potevano implementare, però sinceramente gli ho dato una valutazione molto alta perché la qualità sonora è veramente molto buona, anche su una 360 gradi è veramente ottimo, molto potente. Si sente a livello di diffusori che costano anche molto di più, questo qua se non mi sbaglio siamo sotto i 200 euro. E cosa molto importante, ad esempio, che volevo dirvi, che manca un pochettino di bassi. Bassi ci sono, ma non sono dei bassi che mi aspettavo da un prodotto di questo tipo.
con un nome, ad esempio, Mega Boom. Sinceramente mi aspettavo qualche basso in più, però a livello di fattura, a livello di costruzione, è veramente molto buono. Voglio ricordare che ha un'impermeabilità IP67. IP67 significa che lo possiamo immergere in 1 metro d'acqua, però non per un tempo prolungato. Attenzione, quello è l'IP68 che lo possiamo lasciare per molto tempo. L'ho inserito direttamente in un setto, l'ho fatto asciugare bene, non si è rovinato. In settimana, appena un po' di tempo, andrò a nuotare con gli amici paralimpici, lo metterò direttamente in vasca e lo farò suonare un pochettino. Cosa molto importante è l'applicazione, l'andiamo a vedere subito. Ultimate, scusate il mio pessimo inglese, iOS 3, allora applicazione spartana e ascoltate bene, spartana, però vi dico la verità, fa veramente il suo dovere, funziona bene, non ho avuto alcun problema di collegamento, mentre invece con altri diffusori sono impazzito a collegare gli accessori, si collega tranquillamente, si accende tranquillamente, vedete, riusciamo ad accendere direttamente il diffusore, eccolo qua, l'ho acceso direttamente, era spento, sentite queste battute di batteria quando lo accendiamo, possiamo anche togliere l'avvio con la musica, il tasto di illuminazione sia power che direttamente anche il Bluetooth, eccolo qua, è partita direttamente, la cosa che mi è piaciuta è che abbiamo la possibilità di poter inserire l'equalizzazione, sia quelle preimpostate che quelle a piacere, cosa molto comoda, vi dico, possiamo collegare insieme altri diffusori in modo molto semplice, quindi vedete c'è un sistema di parti, basta trascinarlo e portarlo direttamente all'interno, mentre invece abbiamo anche la possibilità di poter fare un party, cioè se siamo quattro amici ognuno di noi può prendere possesso dell'altoparlante e quindi lanciare la musica che vuole. Sono cose che piacciono ai giovanissimi, quindi non storciamo il naso perché sono molto molto richiesti. Vi dico subito, andiamo a vedere come suona. Eccolo qua, a livello audio si sente veramente molto bene, molto chiaro, anche la gestione a 360 gradi, vedete, si sente dappertutto. Vedete il basso? Allora, il basso c'è, abbassiamo qua il volume, lo usiamo direttamente da qua. Vedete, abbassiamo direttamente il volume. Vi dico che il basso c'è, però è netto, secco, non è un basso cioè prorompente e come devo dire che si mette nell'ambiente in modo diciamo espansivo, ecco così vorrei descriverlo, ma è un basso netto, secco, però a livello di qualità audio assolutamente mi levo il cappello, anche se non ce l'ho, mi levo gli occhiali e vi dico che comunque la cassa, il diffusore Bluetooth si sente bene, peccato, peccato per il microfono, è una grande mancanza perché chi utilizza, sentiamo un po' come sente, chi utilizza queste casse spesso vuole anche fare le telefonate. Allora, vi dico anche un'altra cosa, questo diffusore con molta probabilità può essere gestito da Amazon Echo Input, il nuovo arrivato in casa Amazon che ci consente di poter gestire casse di questa marca, casse certificate, e credo che questa qui via Bluetooth possa essere gestita da Echo Input che costa veramente poco. Lo testeremo in settimana con Echo Input, appena avrò un pochettino di tempo, perché vi ricordo che comunque questo diffusore va comunque provato nel tempo. La batteria veramente eterna, dura tantissimo, un'ottima capacità. Devo dire la verità, quando arriva completamente scarico, dovete caricarlo, io ci ho messo sinceramente una notte, stranamente, però va bene così. Dietro si illuminerà una spia che lampeggerà, quando sarà carico diventerà fissa. Cosa dire? Sinceramente lo consiglio, anche se manca il microfono, anche se c'è un'assenza leggermente di bassi, però vi devo dire che comunque il diffusore funziona bene, si sente veramente molto bene, possiamo collegarlo in multiroom, quindi quando ne mettiamo più di uno davvero l'effetto diventa incredibile. Quindi la tecnologia va avanti, wifi, cassa che possiamo posizionare dove vogliamo, utilizzarla direttamente con Echo Input, insomma, potrebbe essere un acquisto molto interessante ad un prezzo che comunque nella media di questi prodotti di alta qualità. Se avete domande scrivetemi direttamente, sarò ben felice di potervi aiutare perché sinceramente ci aiutiamo a vicenda e quindi ci possiamo scambiare delle informazioni che sono utili sia a voi che a me, che comunque spesso mi cimento a fare le recensioni perché è un hobby che mi piace tantissimo e quindi mi piace poter recensire e poter aiutare le persone. Io vi saluto con Mega Boom 3 e ci vediamo la prossima volta. Ciao!